Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dove vi parlo delle letture di febbraio. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like, un commento se questo genere di video vi piace. Come sempre giù nell'info box troverete tutti i libri citati. Sono link affiliati ad Amazon, questo vuol dire che in caso di ordine tramite uno di questi link io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a sostenere il canale, ma per voi non ci sarà nessun sovrapprezzo. Allora, voglio partire subito con le letture di febbraio, che sono state per i miei standard pochine. Febbraio è stato un periodo un po' brutto, quindi ho avuto poca testa per leggere e niente, però qualcosa sono riuscita a leggere. Allora, intanto voglio partire con Whisper, che mi sono scordata di là, non l'ho qua, comunque è il terzo volume della saga di Tea Usai, una saga che mi sta piacendo molto. È una serie paranormal romance, mi piace molto come sono sviluppati, caratterizzati i personaggi, le vicende, mi piace molto anche l'ambientazione di questa storia. Mi piace perché in ogni volume ci sono sempre dei colpi di scena inaspettati. Insieme a Whisper, sempre a febbraio, ho letto anche il suo seguito, che è il quarto volume, non è l'ultimo. Ma anche questo è un libro che a me è piaciuto moltissimo. Questa storia mi cattura sempre di più, un libro dopo l'altro. Assolutamente ve la consiglio. I prezzi dei libri cartacei sono anche contenuti, perché questo ad esempio costa 11,60 euro, ma sono veramente molto carini, intrattengono, sono ben scritti e è una saga che è appunto leggera e che riesce a catturare da subito l'attenzione del lettore senza mai annoiare, quindi assolutamente una saga consigliata. Altro libro che ho letto a febbraio è stato Licantropi di Sophie Fontaine. Io di questa autrice credo di aver letto tutto quello che ha pubblicato, se non tutto quasi. Questo è il primo libro di una saga urban fantasy che a me è piaciuto molto. Devo dire che a me i libri di questa autrice mi sono piaciuti tutti, però questo forse l'ho trovato, non lo so, una marcia in più, mi ha catturato di più, forse per la storia, non ne ho idea. Comunque credevo di trovarmi davanti a una storia un pochino banale, in realtà non è stato così, è stata un'idea ben sviluppata e quindi non mi sono per niente annoiata a leggere di questo libro. Praticamente abbiamo nel XVIII secolo una pandemia di peste che si scatena negli USA e che appunto ha mutato i geni della maggior parte delle persone. Alcuni sono diventati vampiri, altri invece sono diventati licantropi. Ha avuto quindi inizio una guerra tra queste due razze e l'unione di queste due specie ha generato i notturni. Nel XXI secolo licantropi e notturni combattono per evitare l'estinzione. Abbiamo Lena, la nostra protagonista, che è una licantropa e che va a caccia a ogni notte di luna piena insieme al suo branco. Durante uno scontro si ritrova faccia a faccia con un notturno che le dà la sensazione di averlo già conosciuto. E da qua nasce tutta un po' una storia inaspettata con dei colpi di scena, una storia ben sviluppata, mi sono piaciuti i protagonisti. La storia è scritta in prima persona e seguiamo punti di vista di Lena e Derek, che sono i nostri due protagonisti. Mi è piaciuta molto, secondo me tra tutti i libri dell'autrice questo è quello riuscito meglio, ripeto, nonostante gli altri mi siano piaciuti molto, questo mi è piaciuto più degli altri, quindi assolutamente consigliato e spero di poter leggere presto il seguito. Altro libro che ho letto è L'arte del dramma. Questo qua è scritto da Sara Spagnolo, è il quarto e ultimo libro della saga, una saga composta appunto da quattro volumi autoconclusivi che però sono legati tra di loro e ogni volume è scritto da una sorella diversa, quindi o Denise o Sara Spagnolo. In questo caso L'arte del dramma è scritto da
Sara Spagnolo. Mi è piaciuto molto anche questo ultimo volume. Il protagonista di questa storia è Jacob, quindi abbiamo il suo punto di vista, ma anche quello del fratello William e di Ruth. È una storia che ha delle tematiche forti, che a tratti anche drammatica. È un libro che sicuramente non è adatto a tutti, però mi piace molto come Sara riesce a scrivere di alcune tematiche pur rimanendo comunque leggera e non appesantendo troppo la lettura. Questo non vuol dire che i temi trattati siano appunto sviluppati con superficialità, ma semplicemente non sono così claustrofobici, non so come descrivere. Comunque riesce a trattare di questi temi, secondo me, in maniera corretta. Ci sono dei salti temporali che appunto ci aiutano nel capire meglio alcune vicende e c'è un finale che è ricco di suspense, quindi assolutamente è un libro che mi è piaciuto, che mi ha intrattenuto e assolutamente vi consiglio, ma come vi consiglio anche gli altri libri della saga. L'ultimo volume di cui vi parlo è Storie della cacciatrice e l'incantatore, è il secondo volume della dilogia scritta da Samantha Grandotti. Samantha ha ripubblicato il suo primo volume, Storie della cacciatrice, I senza luna, sotto la casa editrice di L Dream Books, e ha pubblicato sempre sotto questa casa editrice anche il secondo volume. Vi mostro il primo volume, il secondo mi deve arrivare, ancora non ce l'ho, quindi vi mostro intanto il primo del secondo, avrete comunque la copertina, però per farvi capire, alle pagine, vedete, tipo olografiche bellissime, sono delle edizioni molto curate, molto belle, abbiamo all'interno delle immagini, delle illustrazioni molto belle, abbiamo anche una mappa se non sbaglio, eccola qua, sono delle edizioni molto molto curate che appunto vi consiglio, e questi libri di queste edizioni possono essere acquistati sia su Amazon sia sul sito di L Dream Books, che vi lascio giù nell'info box. Tra l'altro, per un problema della casa editrice che deve un po' ricambiare il nome, questi libri sono scontati, sono in super sconto, quindi assolutamente se avete intenzione di leggere questa dilogia io ve la consiglio, perché invece di 20 euro mi sembra, se non sbaglio, che siano scontati a 10. Comunque andate a guardare, è il momento adatto secondo me per acquistarli. Ma di che cosa parla questo secondo volume? Non ve lo posso spiegare perché altrimenti è spoiler, vi dico solo che a me è piaciuto tantissimo, è difficile scegliere un preferito tra i due, mi sono piaciuti tutti moltissimo. Sicuramente il punto forte di questi due libri sono i personaggi. Tutti i personaggi, anche quelli secondari, quelli che vediamo per poco tempo, sono tutti ben caratterizzati, ben descritti e ben inseriti nella storia. Non c'è un personaggio che è messo lì a caso, hanno tutti un ruolo preciso e mi piace il fatto che Samantha sia stata in grado di descriverli talmente tanto bene che alla fine il lettore si affeziona a tutti. Io mi sono affezionata a tutti, non c'è un preferito o un non favorito, ecco, ma sono appunto riuscita a affezionarmi a tutti i personaggi proprio perché lei è riuscita a descriverli molto molto bene. Altra cosa che mi è piaciuta è il mondo creato dall'autrice, ben descritto, con descrizioni mai noiose. L'autrice scrive molto bene, ha una scrittura molto fluida, leggera, scorrevole, ma allo stesso tempo anche immersiva, mai banale, e veramente, secondo me, Samantha è un'autrice molto molto brava e questa è una storia che assolutamente merita di essere letta. È una storia che si legge molto velocemente, si divora in poco tempo. Ora, il secondo libro non lo so, credo che sia scritto un po' più piccolo. Comunque, vedete, questo è il primo volume e il font è scritto bello grande, quindi anche per chi ha problemi di vista tipo me se lo legge anche con più facilità. È assolutamente straconsigliata questa dilogia.
Benissimo, quindi questi sono stati i libri che ho letto nel mese di febbraio. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri o se avete qualche libro da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!